Rommel ha detto una grande frase: se il soldato tedesco ha stupito il mondo, il bersagliere ha stupito il soldato tedesco. Allo scoppio della guerra nel maggio del 1940, la gioventù italiana del Littorio lanciò quest'idea della marcia della giovinezza. Disse a tutti i giovani fascisti che si volevano arruolare, volontari, che avrebbe fatto questa marcia della giovinezza e che poi li avrebbe mandati all'istruzione militare e poi a combattere. Della sola classe 1922 risposero in 25.000 volontari. E furono organizzati in battaglioni regionali e avviati per questa marcia della giovinezza che si concluse a Padova, dove venne Mussolini a passare in rivista. Finita la marcia della giovinezza, passati in rassegna da Mussolini, l'esercito ha detto: io a voi non vi voglio. Capitò che di questi 25.000 circa 2.000 si ribellarono e rimasero a Padova. I nostri ufficiali bersaglieri riuscirono ad ottenere che 2.200 di questi volontari venissero arruolati nel Regio Esercito. E poi ci fu a luglio del 41 l'imbarco verso la Tripolitania. Siamo imbarcati a Tripoli e subito ci hanno mandato un battaglione a Misurata e un battaglione a Homs. E quindi in queste località ci siamo acclimatati, ma ci hanno insegnato, soprattutto per le armi anticarro e antiaeree. Mi hanno dato un buon addestramento. Improvvisamente, alla fine di novembre, è venuto l'ordine di trasferimento e ci hanno mandato in un incrocio di piste nel deserto dove c'era un pozzo chiamato Bir el Gobi. Bir el Gobi vuol dire pozzo del diavolo, acqua fetida. E abbiamo trovato sul posto un plotone di bersaglieri. Come ci hanno visto, hanno mandato i balilla a difenderci. E comunque noi siamo arrivati lì, i nostri ufficiali ci hanno schierato. Il primo battaglione si è schierato quasi vicino al pozzo, su determinate quote, il secondo battaglione un po' più dietro, un po' dominante, ma la dominazione era a 5-6 metri di altitudine. La mia compagnia era la sesta. La terza compagnia e la sesta compagnia erano denominate d'assalto, perché erano le prime ad andare avanti e le ultime a tornare indietro. Comunque a Bir el Gobi ci siamo trincerati, abbiamo scavato delle trincee dove c'era la sabbia e dove c'era la roccia. Ma nel mentre che stavamo scavando le trincee, è arrivata l'avanguardia nemica, quelli detti. E quindi hanno cominciato a cannoneggiare. Ma dietro l'avanguardia nemica non c'era un semplice reparto che potevamo contrastare, c'era un intero corpo d'armata, quasi 10.000 persone con 100 carri armati. E quindi due battaglioni, c'è cioè un reggimento, messo lì a contrastare un corpo d'armata era una cosa incredibile. Intanto quelli cercavano di attaccare come attaccavano normalmente, carri armati e la fanteria dietro. Erano i Matilda ma anche i Crusai. E quindi molti li abbiamo fermati con mortai da 81. E il tiro era efficacissimo perché arrivava dall'alto. Tu sai che la corazza laterale è grossa, ma quella che lo copre non è tanto grosso, ma parecchi li abbiamo fermati con i 47-32 nei cigoli e soprattutto con i cacciatori di carri. Era gente che stava dentro una buca fuori dalla postazione e quando il carro si avvicinava uscivano e gli buttavano la bomba nei cigoli o dentro la torretta. Le bombe potevano essere le passaglia, finché le abbiamo avute, oppure quelle fatte da noi che erano le bottiglie d'acqua con la benzina. Ora, se qualche carro armato riusciva a entrare nelle postazioni, la fanteria non è mai riuscita. C'è stato il fatto della medaglia d'oro Nicolini, che non è riuscito a fermare un carro.
E allora è salito sul carro, ha aperto la botola e ha buttato la bomba incendiaria. Se non che quando è sceso una raffica di mitra l'ha falciato. Soprattutto venivano all'assalto i Camerun scozzesi, della gente veramente fegatosa, perché noi abbiamo contato anche una dozzina di assalti e malgrado le perdite continuavano a venire l'assalto. La battaglia di Biragobi è durata circa 4 giorni e per 4 giorni abbiamo combattuto giorno e notte senza avere viveri, senza avere munizioni, completamente isolati, perché ci avevano mandato lì e ci avevano lasciato lì. E gli altri comandi nostri come hanno appreso che a Biragobi c'era ancora gente che combatteva, che era viva? Da uno dispaccio che il generale Nurri, comandante del corpo d'armato che ci stava attaccando, aveva chiesto al comando suo superiore l'ordine di ripiegare, perché aveva subito delle enormi perdite da parte dei musulmani bui. Il comando, intercettando questo messaggio, ha capito che noi avevamo resistito e che contro di noi c'era un corpo d'armata. Non si aspettavano mai che gli inglesi potessero attaccare da sud con un corpo d'armata e accerchiarli. Ecco che abbiamo, con la resistenza a Biragobi, abbiamo salvato l'intero schieramento italo-germanico. Loro si sono accorti che noi stavamo resistendo e mandarono sia l'Ariete che la 90esima tedesca, la 90esima leggera, era una semicorazzata, a liberarci. Però quando arrivarono, quelli si erano già ritirati, perché erano tante le perdite subite che erano già ritirati. E noi abbiamo avuto l'ordine di ripiegare su Tobruk. E siccome ci avevano portato via i camion, ce li avevano distrutti, abbiamo fatto quasi 60 km a piedi di ritirata, dopo aver resistito. E vittime tante, perché cosa vuoi, anche se sei imbucato, qualche scheggia entra sempre. Tu pensa che il nostro reggimento su 2.800 ha avuto 1.388 caduti. C'erano i Camerun scozzesi e poi c'era una divisione inglese, indiana. Quando io sono capitato a prendere dei prigionieri, c'era un indiano che faceva Ave Maria, Ave Maria. Quindi mi voleva far capire che era un cristiano. A Biragobi c'è stata una difesa eroica. E infatti quando venne a passarci in rassegna Bartico, dice: queste quattro brutte facce hanno salvato l'intero schieramento italo-tedesco. Cioè, se non c'era Biragobi, la battaglia d'Africa settentrionale finiva allora. Invece è durata altri 2 anni.